In questa vita nessuno ti dice che quando cadi è normale. Farsi male è normale e fallire è normale. Passare giorni d'inferno è parte del percorso, soprattutto quando insegui i tuoi sogni. Questo podcast è per tutte quelle persone vere che inseguono i loro sogni, per tutti i ribelli, per chi sente l'esigenza di gridare al mondo la sua voce, per tutte quelle persone che hanno la fame, la guerra, la fotta, la cazzimma, per tutti quelli che hanno la voglia di emergere, quelli che sono partiti dal nulla, quelli che hanno il fuoco dentro e la voglia di arrivare, di farcela, contro tutto e contro tutti. Quello che ci ha portato nel giro di qualche anno a passare da 500 euro al mese a 21 milioni di fatturato, ad avere due dei franchising più grossi d'Europa e una delle agenzie marketing più blasonate d'Italia. È stato l'atteggiamento e la cazzimma nell'affrontare tutte le malelingue che ti tirano giù come sabbie mobili. Non sei capace, non hai le competenze, non hai soldi, non sei nessuno. Sono come lame. Quando parti senza competenze, senza soldi, ma con la cosa più importante, un sogno. Quel sogno non lo può distruggere nessuno. Nessuno ci insegna come fare. E qui, in pane e cazzimma, parliamo di grinta. Non importa dove sei in questo momento della tua vita, che tu sia a terra, sia alle stelle o ti sia perso, c'è sempre un modo per risorgere nella vita, nel business, nello sport. Quello che ci divide dai nostri sogni sono quelle cazzate che ci raccontiamo per la testa. Qui mettiamo a disposizione storie di persone normali, vere, che sono passate dal vero inferno, altro che Dante, e con la vera cazzimma ne sono uscite. Parliamo di pratica, non di teoria, per cercare di darti quella consapevolezza, quella spinta che ti possa portare dove vuoi e ti permetta di nutrire la tua anima. Tutte le persone che nel loro mondo ce l'hanno fatta avevano una cosa in comune, proprio la cazzimma. Le persone hanno delle storie, quelle storie creano dei valori e i loro valori creano le loro aziende e i loro sogni. Ricordati, sono persone come te. Io sono Luca e questo è Pane Cazzima. Buon ascolto, buona visione e buona esperienza.